Un saluto a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi farò vedere in questa guida come simulare un dispositivo Android sul nostro computer. Basta installare questa applicazione che si chiama Nox, adesso ci caricherà. Possiamo scegliere un dispositivo Android di quelli famosi, possiamo scegliere se avere root o non avere root e possiamo installare qualsiasi applicazione perché supporta il Play Store. E l'installazione di APK. Infatti ho già installato Pokémon Go, però non si può usare perché rileva l'emulazione, ma possiamo usare qualsiasi altra applicazione. Infatti ne ho scaricato un'altra, che adesso vi farò vedere anche come si installa. Allora, ecco che sta caricando. Qui intanto possiamo scegliere il nostro tema. Qui abbiamo le nostre impostazioni. Adesso non ce le fa aprire, dobbiamo caricare. Vedete l'accensione del nostro dispositivo, come l'Android originale. Ecco qua la nostra schermata principale. Allora, vi faccio vedere. Qua abbiamo le impostazioni in cui possiamo, beh, cercare gli aggiornamenti, scegliere la lingua, non supporta attualmente l'italiano, scegliere se vogliamo il root. Qui poi abbiamo quelle più avanzate, quindi che potenza dare a questo device, che risoluzione, se è un tablet, un telefono, qualsiasi cosa, la velocità. Qui abbiamo le proprietà, possiamo scegliere un'email. Il nostro modello di tablet o di telefonino, se mettiamo telefonino, l'interfaccia come la vogliamo, se in orizzontale. Qua abbiamo le scorciatoie come le combinazioni di tasti per fare determinate cose. Qui abbiamo tutti i vari tools, possiamo installare il joystick per muoverci col GPS, indicare dove sarà il GPS, il volume, i tasti indietro, menu e via dicendo. Possiamo fare vibrare il telefono, andiamo ad aprirlo. Per installare un'applicazione basta trascinarla, vedete qui abbiamo Music Hall, ad esempio. Andiamo da... Vedete, ci dice che sta installandosi, infatti eccola qua. Se noi andiamo ad aprire ci mette lo schermo come se fosse un tablet, l'applicazione ovviamente è in... verticale, vedete, adesso si collega a internet e funziona tutto come se fosse un'applicazione reale. Torniamo indietro. Vedete, poi abbiamo il Play Store, come vi dicevo. Adesso ci chiede i dati che non ho messo. Possiamo andare nelle impostazioni del nostro device. Eccoci qua. Qui possiamo vedere i dati usati come se fosse un dispositivo Android. Qui abbiamo i dati dello storage, le applicazioni, la lingua, l'input, l'account. Qui abbiamo i root e qua abbiamo le info sul nostro tablet. Vedete, ci risulta un SMT 211 con Android 4.2. Vedete, infatti c'è Jelly Bean, ci appare la schermata di Jelly Bean col suo gioco. Ok, usciamo. Usciamo ancora. Questo programma può essere utile a chi vuole provare applicazioni caricate su questo dispositivo anziché sul proprio telefono o se si vuole giocare a qualcosa, registrare magari un gameplay sul computer. Qui possiamo farlo. O se il nostro device non supporta alcune applicazioni, qui impostiamo il device che può essere più o meno utile per usarle e le installiamo. Questo è tutto. Se vi è stato utile questo video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti e al prossimo video.